nostro e cercare sempre di più il mercato estero, perché poi la cucina, il gourmet italiano è sempre molto più richiesto e molto apprezzato. Parla chi nella pasta è arrivato alla terza generazione di una produzione nata dopo anni di esperienza nel settore della ristorazione. Oggi a Villanova d'Albenga, ravioli, pansotti e trofie guardano certamente l'intero nord-ovest, oltre che Francia, Svizzera ed Inghilterra. Tuttavia, la nuova sfida si chiama Giappone. Presto, il marchio Pling, derivante dallo speciale raviolo del Piemonte, sbarcherà pure a Tokyo. Sogni che diventano realtà quelli di Massimo Serazzi, un avvio a fine anni 90 in quel di Ceriale e oggi tutto in un capannone da 1600 metri, non lontano dall'aeroporto villanovese. Qui la produzione viaggia a ritmo serrato. Si arriva anche ai 50-60 quintali al giorno, nei vari formati. Controlli costanti per garantire la perfezione sia delle materie prime che del prodotto finito, in un processo con certificazione ISO 9001 garantita da uno specifico responsabile qualità. Bisogna essere molto precisi e lavorare molto in sicurezza, anche perché ci sono dei macchinari che sono molto pericolosi, per cui se non si ha l'accortezza di lavorare in sicurezza si rischia di farsi male. Dopo Massimo, il futuro sarà delle figlie a Villanova, insieme a 22 dipendenti che producono un fatturato da oltre 2 milioni, con nuovi prodotti come i ravioli alle ortiche o i ravioli di pesce che conquistano il mercato. E per i più giovani, la ricetta del titolare risulta chiara. I giovani devono avere un unico requisito, volontà e tanta passione.